Partiamo con la seconda parte, dal responsabile d'imposta, che è colui che è obbligato solidamente, trattasi di una solidarietà dipendente con il contribuente, per i fatti che sono indice della capacità contributiva esclusivamente riferibili al contribuente. La solidarietà dipendente ha due obbligati, ha l'obbligato principale, che è colui che pone in essere il presupposto, e un obbligato dipendente, che è colui che pone in essere una fattispecie collaterale in via dipendente rispetto al presupposto posto in essere dall'obbligato principale. Per quello che riguarda i rapporti col fisco, sia nella solidarietà dipendente come nella solidarietà paritaria, il fisco può chiedere il pagamento a chi vuole. Ovviamente la solidarietà dipendente si distingue da quella paritaria. Nella solidarietà paritaria tutti i codebitori sono posti sullo stesso piano, nel senso che il presupposto si riferisce a tutti. Per quello che riguarda invece i rapporti interni nella solidarietà paritetica, l'obbligato che ha versato tutto, diciamo tutta l'imposta, liberando anche gli altri, ha diritto di regresso sugli altri coobbligati in relazione alla loro quota. Per quello che riguarda la solidarietà dipendente, invece, l'obbligato dipendente che ha versato ha diritto di regresso per intero nei confronti dell'obbligato principale, proprio perché il presupposto è compiuto dall'obbligato principale. Un esempio di solidarietà paritetica è quella del responsabile, che sia quindi ad esempio con il notaio nelle imposte di registro è coobbligato dipendente delle parti, o la società consolidante rispetto alle consolidate nel caso ci sia appunto consolidato nazionale. Per quello che riguarda la solidarietà paritetica, un esempio è quello degli eredi, per il pagamento dell'IRPEF, del decurius. Diverso il sostituto, per quello che riguarda il sostituto, per disposizione di legge è sostituto colui che è obbligato al pagamento di imposte in luogo ad altri, anche a titolo d'acconto. Per quello che riguarda quindi il sostituto, l'obbligazione tributaria ha a capo il sostituito, e possiamo dire che è adempiuta nel momento in cui il sostituito prende sotto una somma che gli è dovuta in forma ridotta dall'imposta che il sostituto ha trattenuto e che dovrà versare al fisco. Per cui il sostituto è obbligato ad effettuare la ritenuta e poi il versamento della ritenuta presso il fisco. È obbligato ad effettuarla nel momento in cui versa il corrispettivo dovuto al sostituto. La presenza del sostituto, diciamo, fa comodo al fisco, perché tramite esso, che è un soggetto terzo rispetto al rapporto fiscale, si evitano delle situazioni elusive. Ci sono due tipi di sostituzione: quella a titolo d'imposta, che è l'applicazione di un'aliquota fissa su un determinato provento, per cui quel provento è sottratto all'inclusione secondo le norme generali, perché appunto c'è questa sostituzione di regime, per cui viene imposta un'aliquota fissa su quel provento. In questo caso c'è quindi una doppia sostituzione, sia soggettiva, perché il soggetto che paga l'imposta non è colui che ha posto in essere il presupposto, sia di regime, perché non si applica quella che è la generale imposta, ma se ne applica una sostitutiva. Proprio per questi motivi si applica soltanto in casi determinati dalla legge, ad esempio sui dividendi e sulle rendite del capitale dei non residenti, su alcuni tipi di redditi da capitale e le vincite, e anche sui redditi da lavoro autonomo corrisposti a soggetti non residenti. L'altro tipo di sostituzione è quella a titolo d'acconto. Qui non c'è una sostituzione vera e propria di tipo soggettivo né di tipo oggettivo, perché il sostituto è un soggetto passivo di un autonomo obbligo di versamento dell'acconto. Per cui il sostituito che subisce la ritenuta, per lui quella ritenuta costituirà un acconto dell'imposta dovuta in quel dato periodo, per cui è una riscossione anticipata. La ritenuta sarà poi dedotta dal sostituito dall'imposta globalmente dovuta sui redditi in quel determinato periodo di imposta. È fissato all'articolo 23 del DPR 600
e sono fissati i redditi sui quali è necessario che venga effettuata la ritenuta d'acconto. Ora, il sostituto, se opera la trattenuta ma non la versa, se si tratta di una sostituzione a titolo d'imposta, il sostituto è comunque l'unico responsabile. A titolo d'acconto, stessa cosa, il sostituto è l'unico responsabile. Nel caso in cui non operi la trattenuta e non versi, scusate, nel primo caso è se opera la trattenuta ma non la versa. Il secondo caso, invece, questo qui è se non opera la trattenuta e non la versa. In questo caso, se è una sostituzione a titolo d'imposta, sorge una solidarietà dipendente, per cui l'obbligato principale resta il sostituto che potrà poi rivalersi sul sostituito. A titolo d'acconto dipende dal comportamento del sostituito, per cui se il sostituito non scomputa la trattenuta presso il fisco diventa creditore del sostituito e pretenderà da lui anche l'imposta non ritenuta. Se invece il sostituito scomputa la ritenuta pur non avendola subita, anche il sostituto potrà essere soggetto ad azione da parte della pubblica amministrazione. Per quello che riguarda la transazione e la rivalsa, dobbiamo dire che tutti nella pratica cercano di far ricadere l'onere tributario su altri soggetti. Diciamo, se questo avviene da un punto di vista puramente economico, per cui il trasferimento dell'onere tributario si verifica esclusivamente in ordine economico, ad esempio aumentando il prezzo di un bene, il fisco si disinteressa di ciò. Mentre in certi casi, come in questo caso ad esempio sulle imposte dei consumi, in certi casi è conferito invece alla legge, al soggetto passivo, il diritto di rivalersi. La rivalsa si ha in senso fiscale o in senso civile, se in senso civile può essere contrattuale, quindi scelta dalle parti, oppure obbligatoria. Se in senso fiscale vuol dire che è obbligatoria e che la rivalsa entra a far parte del tributo, per cui la rivalsa è una parte del tributo. Ci può essere poi la surrogazione. La surrogazione è il diritto di un soggetto che ha adempiuto all'onere tributario di un altro, del soggetto passivo di surrogarsi nei confronti quindi di esso, il debitore d'imposta, al fisco. Quindi il credito che questo soggetto ha nei confronti del debitore d'imposta è assistito alle stesse garanzie di quello che ha il fisco. La rivalsa può essere obbligatoria o vietata dalla legge oppure può essere facoltativa. Nel caso la rivalsa sia facoltativa, c'è la possibilità di stipulare dei patti d'accollo. I patti d'accollo cosa sono? Sono i casi in cui un accollante si impegna a far fronte a un dato debito d'imposta o oneri tributari che potrebbero, a un determinato debito d'imposta o a degli oneri tributari che potrebbero sopravvenire. I patti d'accollo possono avere valenza meramente interna, quindi con efficacia soltanto tra le parti, oppure con efficacia esterna. Ciò attribuisce al fisco la possibilità di agire contro l'accollante che si è accollato appunto il debito, ma anche i patti d'accollo con efficacia esterna in ogni caso non liberano l'accollato da eventuali azioni del fisco nei suoi confronti. Per quello che riguarda la successione, gli eredi subentrano anche nelle situazioni giuridico-tributarie del decurius, di solito rispondono dei debiti fiscali in proporzione alla loro quota ereditaria, ad eccezione dell'IRPEF, per cui vi è solidarietà paritetica, quindi indipendentemente dalla quota ereditaria ne rispondono tutti in via paritetica. Tutti i termini per l'adempimento degli oneri tributari sono prorogati di 6 mesi, per quello che riguarda l'IVA c'è una proroga invece di 3 mesi. La dichiarazione, allora dobbiamo dire che le leggi d'imposta, cioè l'attuazione delle leggi d'imposta è in primis affidata ai contribuenti, per cui a cui spettano degli obblighi, che sono gli obblighi di contabilità, di autoliquidazione, di dichiarazione e di versamento. Se il contribuente poi non ottempera alla corretta dichiarazione, l'amministrazione accerterà i suoi redditi e riscuoterà le somme entro dei termini previsti appena di decadenza con l'avviso di accertamento. Per cui ricordiamo anche che non presentare o presentare in modo incompleto o infedele la dichiarazione è un illecito amministrativo che quindi porta delle sanzioni tipo amministrativo. Per quello che riguarda, ci sono poi i tributi immediati che non richiedono la dichiarazione,
In questo caso l'inadempimento verrà, a partire dall'inadempimento ci sarà una procedura sanzionatoria e in questo caso l'accertamento e la riscossione saranno soggetti non a decadenza ma a prescrizione. Per quello che riguarda la contabilità, quindi uno dei primi obblighi dei soggetti passivi, abbiamo quella, diciamo, che sono obbligati alla contabilità gli imprenditori in primis, gli imprenditori commerciali che devono tenere una contabilità ordinaria, gli imprenditori minori una semplificata. Quella semplificata è composta essenzialmente da due registri IVA e da poco più e rileva quindi dei flussi reddituali ma non quelli patrimoniali. Risulta essere poco attendibile e il controllo su queste imprese che hanno appunto la contabilità semplificata si fa attraverso gli studi di settore, quindi attraverso l'accertamento induttivo contabile. Per quello che riguarda, diciamo, sempre la contabilità ordinaria deve essere tenuta dalle società di capitali tutte. Quindi dagli enti commerciali, dalle società di persone che hanno ricavi superiori ad un determinato ammontare. Ricordiamo che anche gli enti non commerciali devono tenere la contabilità per la parte che attinge all'attività commerciale eventualmente svolta da quell'ente. I lavoratori autonomi devono tenere due registri IVA, uno dei quali risultino le somme incassate e le spese, e se poi vogliono ammortizzare i beni che acquistano, devono tenere anche un registro dei cespiti. In via estratta, i lavoratori autonomi comunque possono anche optare per il regime di contabilità ordinaria. Gli imprenditori che sono sostituti d'imposta devono tenere anche dei libri paga e matricola in cui annotano i corrispettivi versati e le ritenute effettuate. Per quello che riguarda la contabilità, ci si può far aiutare dai CAF, che sono quelli per i lavoratori dipendenti e pensionati, che appunto devono prestare assistenza a chiunque, quindi a qualsiasi lavoratore o pensionato che lo chieda, per redigere ad esempio la dichiarazione. E per quello che riguarda i CAF delle imprese, aiutano con la contabilità per redigere ad esempio la dichiarazione e possono porre il visto di conformità formale della dichiarazione alla contabilità e ai documenti presentati. La dichiarazione dei redditi, allora diciamo che tutti coloro che nel periodo di imposta hanno avuto dei redditi devono presentarla anche se da quei redditi non consegue debito d'imposta. E anche devono presentarla anche i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, anche se non producono reddito, ma per il solo fatto che hanno delle scritture contabili. Ci sono poi gli esentati, che sono i soggetti che hanno un reddito inferiore a un minimo stabilito per legge, e i soggetti che hanno soltanto il reddito da lavoro dipendente e dalla prima casa. Per l'ambito della dichiarazione IVA abbiamo anche lì dei soggetti esentati che sono coloro che nel periodo d'imposta hanno registrato soltanto operazioni esenti. Per quello che riguarda i contenuti della dichiarazione, devono essere presentati gli elementi positivi e negativi necessari per determinare l'imponibile, più le opzioni che devono essere esercitate dal contribuente e l'indicazione dei redditi soggetti a contabilità separata. Le persone fisiche che hanno esercizio corrispondente all'anno solare presentano la dichiarazione unificata annuale, una dichiarazione in cui è contenuta sia la dichiarazione dei redditi che la dichiarazione IVA, che la dichiarazione IRAP, che la dichiarazione dei sostituti. La dichiarazione non sottoscritta è nulla, trattasi però di una nullità sanabile, è nulla anche se redatta su degli stampati non conformi, che sono quello ordinario, che è il modello unico, oppure il modello semplificato, che è il modello 730. Ai fini IRES deve essere sottoscritta la dichiarazione anche dal presidente del collegio sindacale. Ci sono dei termini per poterla presentare, che è per i redditi, la dichiarazione redditi e IVA, per quello che riguarda redditi IRPEF e IVA, deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce, presentata in via telematica. Per quello che riguarda l'IRES, entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Per
Per le persone fisiche che la producono in cartaceo, può essere presentata ogni anno dal 1 maggio al 30 giugno. Un ritardo minore di 90 giorni si considera ravvedimento operoso, quindi una dichiarazione presentata con ritardo minore a 90 giorni, che ciò porta a una sanzione pari a un ottavo del minimo delle sanzioni, le sanzioni che ci sono per l'omessa dichiarazione. Mentre se il ritardo supera i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa e l'omissione della dichiarazione fa equiparare la dichiarazione a una dichiarazione nulla. I sostituti d'imposta devono presentare dichiarazione da cui risultino i valori corrisposti alle ritenute effettuate, quelli che corrispondono reddito da lavoro dipendente. In più, diciamo che il sostituito può non presentare la dichiarazione dei redditi al fisco, ma può presentare una dichiarazione al sudatore di lavoro, quindi il sostituto, in cui va a indicare gli altri redditi da lui posseduti, ad esempio la prima casa e eventuali oneri deducibili, e sarà poi il sostituto a presentare la dichiarazione del sostituito, quindi in capo al sostituito. Il contribuente nella dichiarazione deve poi non solo indicare i fatti e gli atti, ma deve anche qualificarli, quindi come imponibili, come non imponibili o come esenti. Alle qualificazioni che vengono date corrispondono diversi regimi, ovviamente se uno è imponibile o non imponibile, e formulare le opzioni. Sono anche quelle legate al regime fiscale da applicare, oltre al 5 per 1000, 8 per 1000. E possono andare quindi a incidere sulla misura anche dell'imposta. In più ci sono delle fattispecie particolari, per cui ad esempio le persone fisiche, se c'è un incapace alla dichiarazione presentata dal rappresentante legale, oppure in ambito IRES, in caso di fallimento ci saranno due dichiarazioni, una prima del fallimento e una a seguito del fallimento, e la dichiarazione ha quelli che sono, possiamo dire, quattro effetti fondamentali. Dal punto di vista procedimentale, perché la liquidazione, sulla dichiarazione vengono svolti i controlli di liquidazione informatica e il controllo formale. In più la dichiarazione va a influenzare quello che è il controllo sostanziale, in base a se è omessa, se non è, diciamo, se invece è solo incompleta, determina i metodi per la rettifica del reddito. In più, vengono esonerati, l'ufficio è esonerato dal dover provare i fatti che sono, inseriti nella dichiarazione, per cui la dichiarazione nella parte in cui, reca notizie o comunque fatti sfavorevoli per il contribuente, nel senso che portano all'indicazione di un'imposta, sono considerati alla stregua di una confessione stragiudiziale, anche se non si applica la disciplina civilistica della confessione stragiudiziale. Mentre ovviamente i dati che non sono riportati nella dichiarazione devono essere provati dall'amministrazione. Per quello che riguarda la genesi del debito, quindi un altro effetto, dipende se si applica la teoria costitutiva o la teoria dichiarativa della dichiarazione. Secondo la costitutiva, l'obbligazione tributaria viene alla luce con la dichiarazione o con avviso di accertamento, comunque il presupposto non basta. Quindi la Costituzione ha valenza costitutiva, senza dichiarazione il fisco non può pretendere la prestazione. La teoria dichiarativa invece dice che è un mero atto dichiarativo da cui può essere pretesa poi la riscossione, ma che comunque l'obbligazione sorge al sorgere dal presupposto. Per quello che riguarda la riscossione, la dichiarazione è da considerarsi titolo per la riscossione dell'imposta liquidata in base a quanto dichiarato. E l'ultimo effetto è quello sul credito rimborso, nel senso che la dichiarazione è titolo costitutivo del credito del contribuente, nel caso appunto gli elementi passivi siano superiori all'imposta dovuta. E poi diciamo che il contribuente deve indicare questi crediti nella dichiarazione e può chiedere direttamente tramite la dichiarazione il rimborso o decidere di computare questi crediti in diminuzione di un eventuale utile conseguito negli esercizi successivi. Dobbiamo poi analizzare il ravvedimento operoso e la dichiarazione in diminuzione. Allora, la dichiarazione quando è presentata in entrambi i casi, il ravvedimento operoso e dichiarazione in diminuzione, è assunta a livello, cioè definitivamente dall'amministrazione, per cui non può più essere revocata, però può essere rettificata.
per il ravvedimento operoso, nel caso siano poste delle violazioni, come ad esempio l'indicazione minore del reddito reale, oppure diciamo l'indicazione di oneri deducibili maggiori di quelli che sono realmente, il contribuente può rimediare a queste appunto violazioni, rettificando, quindi presentando una nuova dichiarazione nel quale appunto siano corretti questi dati. Diciamo che se lo fa prima, cioè in generale deve presentarsi entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Se lo fa, diciamo, se lo fa in questo termine, avrà delle sanzioni ridotte a patto che l'amministrazione, cioè non ci sia stata già contestazione della violazione, o non siano iniziati degli accessi, delle ispezioni, quindi un'istruttoria di cui i soggetti passivi abbiano formalmente avuto notizia. Mentre la dichiarazione di minuzione è quando si dichiara più di quello che realmente si dovrebbe dichiarare. E si fa sempre una dichiarazione di rettifica, può essere fatta prima dell'avviso d'accertamento, in questo caso l'ufficio ne deve tener conto, o post avviso d'accertamento, in questo caso sarà onere del contribuente provare il fatto che appunto ha un reddito minore di quello che è dichiarato. Il contribuente poi che ha fatto questa dichiarazione e ha versato indebitamente delle somme può chiederne il rimborso con apposita istanza entro 48 mesi dal versamento, e anche in sede di ricorso controruolo possono essere fatti valere gli errori commessi durante la stilazione della dichiarazione. La dichiarazione omessa, abbiamo detto che si parifica la dichiarazione nulla. In caso di dichiarazione omessa nulla ci sarà accertamento d'ufficio per determinare il reddito. Poi potremo avere la dichiarazione infedele o incompleta, ci sarà in questo caso l'accertamento in rettifica del reddito. Per quello che riguarda la dichiarazione IVA, abbiamo detto che non devono presentarla i contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti, devono presentarla i contribuenti che hanno ha avuto solo operazioni non imponibili, esenti no, non imponibili sì. L'imposta di registro non ha una grande importanza perché la maggior parte degli elementi che bisogna portare a conoscenza dell'erario sono contenuti nell'atto stesso di registrazione.